Ok, ciao a tutti, ecco, io sono Giovanni, niente, praticamente io adesso da questo momento in poi, scusate comunque sono in macchina proprio per darvi idea della naturalezza, della semplicità e della sincerità che io praticamente da questo momento in poi metterò in tutti i video che io posterò su YouTube praticamente. Niente, vi chiedo scusa se sono in macchina, però ecco, vi ho spiegato il perché. Niente, dicevo che mi chiamo Giovanni. Praticamente da questo momento in poi cioè, voglio aprire un canale su YouTube dove praticamente voglio dire la mia, voglio praticamente parlare un po', condividere. Comunque anche con voi, con chi mi lascerà dei commenti, con chi praticamente mi lascerà un messaggio, diciamo un po' di quello che la vita ci offre oggi come oggi, cioè nel senso che io volevo intitolare un po' i miei video con Io non ci sto, ecco perché mi è venuto in mente questo titolo. Perché io praticamente, come dicevo prima, volevo commentare un po' il momento che stiamo vivendo, no? Io praticamente ci sono tantissime cose che dico sempre io, il mio punto di vista non vedo bene, mi danno molto molto fastidio, sento che comunque possono creare dei grandi problemi per il futuro. E creando dei problemi per il futuro, ecco, io tante volte mi arrabbio con me stesso, parlo, cerco di condividere queste cose, di creare un dibattito, qualcosa, perché proprio quello che stiamo vivendo io non mi va, non ci sto. Diciamo che comunque sì, la vita scorre via velocemente, il progresso va avanti, è giusto che sia così, che ci evolviamo e tutto, però purtroppo questa velocità di progresso, secondo me, sta creando molti problemi. Molti problemi, diciamo, sulle persone della mia età, dai 40 in su, no? Perché bene o male, diciamo, nella vita ormai un quarto di vita è passato, la nostra esperienza, la nostra maturità l'abbiamo fatta, però quello che mi preoccupa tanto sono i giovani. I giovani, il futuro, praticamente sarà il futuro di tutti i giovani. Anche perché, ecco, vivono una situazione adesso tutta con questa tecnologia, tutta con questa perdita di valori, questa perdita di maturità, questa perdita di razionalità. Cioè praticamente mi sembra che vedano tutte le cose, le interpretano in un modo sbagliato, come se fosse un gioco. Comunque, ecco, queste sono cose che con lungo andare io, ecco, voglio postare, voglio mettere su YouTube e praticamente voglio condividere con voi. Ecco, questo è il mio punto di vista. Io dico, perché mi sono deciso, ecco, di fare questi messaggi su YouTube, mi riallaccio alla presentazione che ho fatto prima, perché purtroppo questi ultimi 3 anni della mia vita ho avuto dei grossi, 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 veramente grossi problemi di salute che purtroppo mi hanno portato a fermarmi col lavoro. Fermarmi col lavoro automaticamente sì, cerco di darmi da fare giornalmente, ma tante volte occupo il tempo guardando internet, guardando la televisione, in cui veramente ho stabilito quello che dicevo prima, stiamo stabilito che il messaggio che comunque viene lasciato oggi come oggi da mass media, da internet, dalla TV, ma anche tante volte dalle persone in giro non è corretto, comunque ne riparleremo. Poi anche perché, ecco, non è che mi voglio lodare, però sono una persona molto sensibile, ho avuto dei grossi problemi di vita tanti anni fa, mi hanno portato a fermare. Mi hanno portato a fermarmi in modo che io potessi riflettere, farmi un esame di coscienza, maturare tantissime cose. Ecco, però questo sento proprio che mi ha dato una mano, mi ha dato proprio una mano nel poter valutare profondamente, cioè non rimanere superficiale, nella superficialità di qualsiasi cosa che accade ogni giorno, che praticamente mi dà questa sensibilità di poter andare a fondo. Ecco perché tante volte magari cerco di condividere le mie sensazioni, i miei punti di vista e non vengo capito. Forse perché scendo anche profondamente
Sento di esprimermi bene, però tante volte proprio non riesco a farmi capire. Ecco, questo voglio fare con voi, praticamente condividere i miei punti di vista e basta. Ecco, la cosa che veramente chiedo, se non vi va bene qualcosa, di evitare i commenti stupidi, i commenti di offensivi, i commenti. Poi, io metto il mio nome e il cognome, quindi non ho problema di metterci la faccia. Se qualcuno non gli piace, non fa nient'altro che mettere stop e non guardare quello che io metto su YouTube. È inutile che uno guarda e poi inizia a dire parole brutte, inizia a offendere, e non ha nessun senso. Praticamente, va contro, è incoerente, va contro a quello che io voglio condividere con voi. Comunque, ecco, vi prego di commentare, mettere dei messaggi, proprio perché io sono dell'idea che comunque nella vita hai esperienza, tutto quello che vuoi, ma in ogni momento della vita io da qualcuno posso prendere qualcosa e qualcuno da me può prendere sempre qualcosa. Ecco perché esiste la condivisione, proprio per condividere i propri stati d'animo, i propri pensieri, le proprie esperienze in modo costruttivo. Costruttivo vuol dire questo, cioè condividere, prendere la parte buona, la parte cattiva comunque della testa di un'altra persona. E poter fare tesoro, no? Magari prendere degli spunti di vita, degli spunti di riflessione, degli spunti di tutti. Comunque, ecco, se riesco ad andare avanti, veramente non vi pentirete, metteremo su delle faremo de delle discussioni, dei dibattiti che a mio parere saranno molto interessanti. Comunque, ecco, innanzitutto vi ringrazio adesso di avermi seguito, di avermi ascoltato. Speriamo di sentirci al più presto. Vi saluto e buona giornata. Ciao, ciao a tutti.